Ciao! Buongiorno. Guardate che bello che è questa palla di pelo. Ciao! C'è anche la F, però tipo si sta svegliando, anzi si sta vestendo. Siamo in Val Badia, oggi andiamo a Corvara a sciare. La parte più difficile della giornata è stata svegliarsi. Mi ha leccato la videocamera. Ciao, che bello che sei. Dicevo, ieri è stata un'avventura arrivare qua, perché hanno chiuso anche la 22 e tipo abbiamo messo un anno. Mi fa anche le feste, guarda che bello. Allora, il programma della giornata è abbastanza semplice. Adesso ci prepariamo, andiamo fino a Corvara, giù per di là, in Val Badia. Facciamo lo ski pass e ci lanciamo giù per le piste. Let's go! Che sciata, eh? È stata veramente una giornata spettacolare. Peccato che la GoPro Hero 7 sopporti meno temperature inferiori ai meno 5 gradi, più o meno come io sopporto una puntata di Amici di Maria De Filippi. Avevo
ripreso un bellissimo outro con tutte le mie impressioni, anzi le nostre impressioni della giornata trascorsa sugli sci, ma nella sua infinita saggezza la GoPro si è spenta mentre lo registravamo la prima volta e non l'ha registrato solo memory card quando l'abbiamo registrato la seconda, e quindi ci dobbiamo accontentare di questa, diciamo, impressioni postume del giorno dopo. Ne è sicuramente valsa la pena di farci il viaggio con la Brenner semi chiusa in mezzo alla tempesta di neve, perché lunedì è stata una giornata spettacolare, come avete visto dal video. Comunque, grande giornata di sci. Voglio ringraziare gli amici del Maso Presti Off che ci hanno ospitato. Un maso bellissimo, a veramente 5 minuti di macchina dalla seggiovia del Piculin. Abbiamo pagato intorno ai 35 euro a testa a notte per una camera con cucina e bagno, quindi consigliatissimo, cercatelo su Booking, si chiama Presti Off. 5 minuti di macchina fino agli impianti Piculin. Noi siamo andati a sciare a Badia, una ventina di minuti per arrivare a Badia. Ringraziamo anche gli amici del noleggio ski al piano di sotto della scuola di sci di Badia. Ovviamente, come sempre, se vi è piaciuto il video fate like e subscribe, e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!